Siamo sulla piattaforma di FX Pro dove di fatto faccio le analisi. Questa è la visione che avevo lo scorso giorno, poi pubblicata per quanto riguarda la bestia sterlina contro lo yen. E tra le due linee orizzontali si poteva tranquillamente ricavare una trade al rialzo, prestando la massima attenzione alla congestione evidenziata in blu. Quello che è successo poi nella giornata del 22 luglio ci dà la conferma di tutto questo con il prezzo che ha fatto questa accelerazione mattutina al rialzo, ha rotto i massimi del giorno precedente, da lì c'è stata una sorta di congestione, anzi una congestione vera e propria, molto marcata, e poi la grande spinta ribassista fino ad arrivare di fatto alle 11 alle 12 del mattino in questa zona, alle 13 orario di Francoforte, di Roma, di Madrid per intenderci, e qui il prezzo su H1 crea una situazione piuttosto interessante. Perché? Perché va a riprendere il livello di pivot point del giorno prima e da quel livello scoperto, attenzione, e da quel livello spinta rialzista dopo aver rotto i minimi della congestione evidenziata in blu. Tutto questo l'avevo segnalato in un video nei giorni scorsi e ovviamente il trading deve essere un trading di sudore, di fatica per certi versi, ma non tanto dal punto di vista operativo, pratico di quello che andiamo a mettere in atto, ma dal punto di vista della logica che ci è dietro a ogni movimento. Se noi cominciamo a ragionare con la logica effettiva che c'è dietro ogni movimento che vediamo nel grafico, piano piano, poco per volta, riusciremo ad avere veramente grandi soddisfazioni. E in questo caso specifico, di soddisfazioni ce ne sono davvero, perché andando a recuperare il livello del pivot point del giorno prima, con la rottura dei minimi di questa congestione, è chiaro che qui possiamo sviluppare un trade al rialzo. Il rischio, specialmente se preso su time frame minori in un certo modo, in una certa maniera, arriviamo ad avere un rischio molto piccolo e un rendimento di tutto interesse. Non c'è un picchetto vero e proprio in precedenza perché abbiamo questa congestione. Quindi non è proprio un bellissimo obiettivo, cioè se il picchetto, se il massimo minimo è fatto in maniera armonica, a swing, bello da vedere, senza congestione, sicuramente acquisisce un valore di un certo tipo. Sicuramente c'è qualcosa di interessante qua sopra, però è molto meno, ingolosisce molto meno questo tipo di situazione rispetto ad uno swing classico fatto a punta, ad un picchetto, ad un massimo minimo fatto a punta. Questo però non significa che non possiamo trarre profitto da questa situazione, anzi, possiamo avere un rischio rendimento assolutamente molto importante, molto di rilievo, e poi vedere fin quando il prezzo ci dà l'indicazione rialzista. Quindi cominciare con rischio piccolino, un rischio molto esiguo, arrivare ad avere un rendimento di un certo tipo e vedere e valutare fin quando il prezzo spinge. Quindi, quando abbiamo un rischio 1 per andare a prendere un rendimento già a 4, è già un ottimo risultato. Se il prezzo poi continua a spingere, il prezzo continua ad andare in una certa direzione, in un certo modo, è chiaro che possiamo avere la possibilità di tenerlo più a lungo e di avere un rendimento migliore. Per quanto riguarda il CC spesso e volentieri dà delle indicazioni importanti. È chiaro che bisogna anche saperlo usare nella maniera migliore, come vediamo ad esempio nella giornata del 18 luglio, dove abbiamo questa situazione di recupero dei minimi del giorno precedente e abbiamo un ottimo CC impostato. Quindi l'entrata in questa
situazione per andare a recuperare il picchetto. Questo sì, veramente molto molto bello da vedere. Rischio minimo che si va a prendere su time frame a minori e poi con un CC così bello, così fantastico da vedere, possiamo tranquillamente arrivare al picchetto prefissato. In questo caso specifico, invece, come vediamo, il CC non è proprio impostato nella stessa identica maniera. Qui finta un taglio che però non si concretizza. E non, nella non concretizzazione dobbiamo un attimino fare le nostre valutazioni. Quindi il prezzo arriva su un livello comunque risentito come quello del pivot point e da lì dobbiamo vedere quanto rischio abbiamo adottato in questa zona per il rendimento a cui siamo. Se siamo già ad un rischio rendimento 1 a 4, 1 a 5, con un CC che stenta in questa maniera. Ovviamente il CC poi è determinato dalla candela successiva, questa rossa come vediamo, però arrivati tranquillamente, serenamente sul livello del pivot point, possiamo vedere se il prezzo continua a spingere o meno. Se siamo già ad un rischio di rendimento 1 a 4, 1 a 5, comunque sia, abbiamo già portato a casa un ottimo, un eccellente risultato. Per chi ha fatto il corso cambia l'impostazione ovviamente sulla sterlina contro lo yen. Per chi ha avuto un certo occhio, sicuramente ieri ha tratto degli ottimi risultati e la logica prima di tutto, quindi mantenere un certo tipo di profilo di logica sempre nel trading è la cosa assolutamente più importante. Per quanto riguarda appunto arrivare ad avere dei guadagni effettivi e concreti anche con piccoli conti, quindi andare a studiare, studiare è assolutamente fondamentale, pianificare, studiare, l'operatività veramente richiede pochissimo tempo. Nel momento in cui abbiamo la mappa di quello che dobbiamo fare nei cross, nei cambi, negli indici più adeguati giorno per giorno, sicuramente l'arrivare a studiare e pianificare la situazione, poi come un cecchino vediamo arrivare il cervo, puntiamo sull'occhio e il cervo è andato insomma dall'altra parte del mondo in un'altra situazione. E lo stesso dicasi per il trading, piano d'azione, studio di un certo tipo, pianificazione di un certo tipo. E poi su determinati livelli impostiamo il nostro trading, che deve essere un trading assolutamente logico, razionale, determinato dalla mano forte. La mano forte comanda, non comanda l'analisi tecnica, non comanda l'indicatore X, non comanda la strategia perfetta al 100%, comanda la mano forte. E dobbiamo essere bravi la maggior parte delle volte, il più delle volte possibile, a intercettare, a capire, a comprendere questo movimento sul grafico, questi movimenti sul grafico, come è successo l'altro giorno sulla sterlina contro lo yen, ma è ogni giorno che possiamo trarre profitto dal mercato, ogni giorno possiamo avere delle ottime possibilità di arrivare ad avere un profitto dal mercato nel medio-lungo periodo. Poi ovviamente ci saranno dei momenti di alternanza negativa, ci saranno anche 3-4 trade negativi, ma quando abbiamo un buon piano di trading, un adeguato piano di trading, sicuramente le soddisfazioni non mancheranno anche per chi ha dei piccoli conti. Quindi diamo un calcio alla favola che bisogna avere dei conti di 300-400 mila euro per ricavare magari. O per vivere di trading, chi ha conti di 300-400 mila euro fa dell'altro, ci sono delle altre attività, non c'è il trading. Il trading si può fare nella maniera ottima, in una ottima maniera, anche con piccoli conti. L'importante è saper fare trading e quello ovviamente è un altro paio di maniche.